amiche e amici di Scimotori, questa volta vi porto a scoprire la Panda Connected by Wind. 50 giga e 15 dispositivi che si possono connettere. Beh, diciamo, fa un po' gola. In occasione del suo 120esimo anniversario, il marchio Fiat, in cooperazione con Wind, da 20 anni vicino alle esigenze delle famiglie, offre ai clienti della nuova serie speciale la possibilità di essere sempre connessi alla rete di Wind 3, anche in mobilità grazie al Wind Pack, che include il router Wi-Fi e la SIM dati Wind con 50 GB traffico mensile per anno. Arriva così negli showroom italiani la nuova serie speciale Panda Connected by Wind, l'unica vettura del segmento delle piccole cittadine con ben 50 giga al mese inclusi per un anno, frutto appunto della partnership tra il marchio Fiat e Wind. Per l'anteprima nazionale di questa novità, Fiat ha scelto il Mirafiori Motor Village di Torino, dove il poliedrico artista Fabio Rovazzi ha presentato la nuova serie speciale, con la consueta ironia, e ha raccontato alcuni divertenti aneddoti sulle ultime campagne di comunicazione che l'hanno visto sempre più legato al modello Panda. Eccomi, ciao! Grande Panda! Grazie a tutti! Ciao, mi va? Molto bene, facciamo finta che siamo visti. Facciamo finta! Esatto! Allora Fabio, devo farti qualche domanda, non sono bravissimo a fare questo, però ci provo, dai. Allora, un anno che lavoriamo insieme, noi ci siamo divertiti tanto, è stata un'esperienza molto interessante, raccontaci però qualche episodio simpatico, qualche retroscena, anche che faccia ridere tutti noi, direte voi. Beh, allora innanzitutto, cioè voi vedete poi quello che sono i prodotti finali di incubi, di telefonate, di ore, di meeting, di confronti. La cosa che mi rende più orgoglioso e mi rende felice di questa collaborazione che ho con Fiat da più di un anno è che il brand mi dà la possibilità creativa di scrivere gli spot, che non è una cosa da poco, soprattutto vista la grandezza del brand, quindi sono molto contento e vorrei fare un applauso a Fiat per questo, perché non è da tutti i brand. Diciamo di aneddoti, a un certo punto, finito Sanremo Giovani, mi sono confrontato con la mia ragazza e ho detto: muore, adesso devo staccare un attimo, andiamo in Africa. Chiediamo, facciamo 15 giorni in Africa, io spengo il telefono, promesso. E il risultato, ci sono io su questa macchina in mezzo alla savana che, con la mia ragazza che sta guardando le giraffe, io al telefono con Elio e François per scrivere una nuova campagna. Quindi diciamo che non si stacca mai, però io, è proprio una delle mie passioni è il lato autorale, e avere questa libertà per me è fondamentale ed è, secondo me, cioè, si vede anche nel risultato finale, nel senso che non è, e non faccio l'attore all'interno di spot, ma ho in mano diversamente questa cosa, e questa, insomma, mi rende molto orgoglioso, molto contento di questa collaborazione. Senti Fabio, cantante, attore, presentatore, autore, tu che vuoi fare da grande? Questa è una domanda a cui non ti so rispondere, non ho idea, mi testo su tante cose, quello che funziona e quello che mi piace lo porto avanti e mi diverto ed è una fortuna, sono grato eternamente. Fiat e Wind, Fiat e Wind, Fiat e Wind, come hai risolto la faccenda? Allora, quando si è, insomma, presentata questa opportunità di Wind, quindi volevo assolutamente che gli facessi la testimonial, abbiamo organizzato un pranzo con Olivier e Olivier mi ha detto che, posso dirlo, era venuto a dirmi di no, che non potevo fare testimonial di Wind. Solo che parlandoci poi durante questo pranzo, a un certo punto ci è venuta in mente l'idea di trovare, insomma, una soluzione per rendere armoniose le parti, no? E il risultato è il prodotto Panda Wind. Perché io avevo sinceramente anch'io i miei dubbi di questa cosa, anche perché è difficile da testimoniare, riuscire a fare testimoniare per due brand. L'unico modo è creativamente trovare un perché, e il perché poi sfocia su questa cosa. E Olivier è stato, diciamo, ha avuto un'idea pazzesca secondo me, perché l'idea di Panda Wind non è solo, cioè io non lo considero solo un prodotto, io lo considero grandissima innovazione da parte di brand italiani di collaborare, che non è una cosa da tutti, cioè far collaborare due colossi di questo tipo non credo che sia una cosa che succeda tutti i giorni. Io dal mio lato volevo anche, tra virgolette, non dico prendermi la proprietà di questa cosa, ma essere, tra virgolette, il tramite di questa roba, che poi sono diventato
diventato davvero veramente, ho fatto 200 telefonate con Wind e con Fiat per chiudere questa cosa. Creativamente avevo messo sul piatto un miliardo di creatività per riuscire a giustificare questa cosa qua, e alla fine abbiamo optato per la sincerità. Poi adesso molto probabilmente vi mostreremo gli spot. Cioè, oggettivamente la situazione in cui mi stavo trovando, il fatto di dover mediare con due brand e di trovare una soluzione, sono nati insomma questi spot qua. Il secondo invece è uno spot più grande, più istituzionale. Il primo è un po' meta pubblicità, una cosa forse sì, un po' certo. Nuova, non credo che esista una cosa simile, non sia mai esistita. E il secondo invece è una collaborazione con Leo Burnet, che ha avuto un'idea secondo me molto bella per Panda Wind, in cui insomma la centralità la si dà al prodotto, e con un pizzico anche di camei di entrambi i mondi dei brand. Adesso insomma vedrò di farli vedere. Lo vediamo? Vediamolo, vediamo. Giulia, finalmente soli, io e te. È solo che mi sento osservata. Ragazzi, la smettiamo di scroccare il giga della mia banda? La panda più giga che c'è, l'unica con wifi incluso. Ciao Fabio, mi senti il wifi? La serie speciale Panda Connect by Wind è dotata del router Wi-Fi WebPocket 4G, che permette di collegare contemporaneamente fino a 15 dispositivi alla massima velocità disponibile. Il router Wi-Fi mobile rende la Panda Connect by Wind un perfetto hotspot senza bisogno di installare alcun software o driver. Una volta attivato, crea una rete senza fili che consente a qualsiasi dispositivo compatibile con la tecnologia Wi-Fi di navigare su internet, scaricare file e musica, condividere foto e documenti e gestire messaggi di posta elettronica. Inoltre, l'hotspot permette di utilizzare l'app Unconnect con tutte le sue funzionalità, a partire dalla navigazione Waze integrata, streaming musicale e internet radio, sfruttando il traffico dati dell'offerta. Ed è possibile portare un router Wi-Fi con sé una volta scesi dalla propria vettura, assicurando così una connettività ovunque ci si trovi.